pochi anni il Veneto ha perso più di 50.000 tra artigiani e commercianti. L'allarme della CGA di Mestre ai cronici problemi legati a fisco e burocrazia si è aggiunto il crollo dei consumi durante il Covid. Tragedia in montagna nel Bellunese nel pomeriggio durante un'escursione di una coppia di amici. Una 54enne vicentina precipita per 400 metri sotto gli occhi del compagno. Auto si schianta contro furgone, scontro mortale a Caorle nel primo pomeriggio. Nulla da fare per l'automobilista, un 43enne del posto, feriti gravemente gli occupanti dell'altro veicolo. Premio Comunicazione 2021 al direttore di Media Nord-Est Baccialli, il prestigioso riconoscimento in una cerimonia nella quale sono stati ricordati l'impegno durante la pandemia e la battaglia per l'autonomia del Veneto. È partita subito per la Romania, la mamma del piccolo rapito dal padre a Padova è ritrovato due sere fa, sulla vicenda aperte due inchieste. 58 anni fa la tragedia del Vajont, oggi le commemorazioni e stasera su Antena 3 la serata evento collegamenti in diretta da Loncade e da Longarone con ospiti, testimonianze e storie per non dimenticare. A Vittorio Veneto la presentazione del libro sulla vita di Francesca Meneghin, staffetta partigiana, cofondatrice della CISL di Treviso. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In meno di 10 anni il Veneto ha perso più di 50.000 partite IVA tra artigiani e commercianti. Allo studio della CGA di Mestre che chiede l'apertura di un tavolo di crisi permanente a livello regionale. È come se in pochi anni fosse scomparsa una città di medie dimensioni. In meno di un decennio il Veneto ha perso più di 16.000 commercianti e quasi 34.000 artigiani. Tra il 2011 e il 2020 il cosiddetto popolo delle partite IVA ha perso in queste due categorie 50.331 iscritti. Nell'artigianato le situazioni più critiche sono a Rovigo e Verona, meno 22%, a Vicenza, meno 17,8% e a Belluno, meno 16,9%. Nel commercio invece vanno peggio Belluno e Rovigo, entrambe con meno 14,3% e Vicenza, quasi meno 12%. A livello occupazionale il Covid ha colpito quasi esclusivamente gli autonomi. Con tante botteghe e negozi chiusi, anche le città del Veneto sono meno vivibili e più insicure. Se fisco, burocrazia e mancanza di credito sono problemi che da sempre assillano le microimprese, solo nel 2020 i consumi delle famiglie in Veneto sono precipitati di quasi 13 miliardi di euro. Un crollo che, incrociato col boom degli acquisti via internet, ha rappresentato un colpo mortale per diverse attività che si alimentavano quasi esclusivamente di domanda interna e che si traduce ora in quella lunga serie di saracinesche abbassate che stanno iniziando a caratterizzare grandi e piccole città. Bisogna aiutare le microimprese rimaste. Oltre a essere una parte importante della nostra economia, sono uno dei punti di forza del Made in Italy, un patrimonio che dobbiamo assolutamente difendere. La CGA di Mestre auspica l'apertura di un tavolo di crisi permanenti a livello regionale. Secondo Paolo Zabeo, i negozi di vicinato e le botteghe artigiane hanno bisogno di sostegno anche perché garantiscono la coesione sociale del nostro sistema produttivo. Green Pass obbligatorio al lavoro dal prossimo 15 di ottobre, continua la discussione nel timore che si possa verificare il caos nelle aziende, soprattutto per le difficoltà di garantire tamponi ogni 48 ore ai non vaccinati. Allungare i tempi di validità del tampone per il rilascio del Green Pass, passando dalle 48 alle 72 ore per il test rapido, e dare alle imprese la possibilità di organizzarsi anche autonomamente per l'esecuzione dei test, oltre al supporto delle farmacie. Sono le richieste delle regioni in vista del 15 ottobre del possibile caos nelle aziende quando sarà obbligatoria la certificazione verde per accedere al luogo di lavoro. Il presidente del Veneto Zaia si è spinto anche oltre, chiedendo la possibilità di utilizzare nelle aziende, con la sorveglianza delle imprese stesse, il test nasale fai da te. Impossibile, ha detto il governatore, garantire il tampone ogni 48 ore a tutti i non vaccinati. E il dibattito si infiamma, i sindacati, favorevoli in primis all'obbligo vaccinale, lamentano il ritardo nell'affrontare la questione. Molti interrogativi sull'organizzazione pratica nei posti di lavoro del Green Pass ancora non sono sciolti e questo è un problema. Ci preoccupa ancora di più il fatto che non ci sono sufficienti tamponi a disposizione. Serve
serve provvedere immediatamente da parte del governo, da parte della regione, per mettere tutti nelle condizioni di poter lavorare e di rispettare la legge. I lavoratori potenzialmente interessati non sono pochi. In Veneto si ipotizza un range tra le 2 e le 300.000 persone. Io sono per il vaccino obbligatorio, ma mi dicono che ancora insomma non è possibile, non so che, però se il vaccino non può essere reso obbligatorio, però almeno metti nelle condizioni che la sanità pubblica tenga monitorato chi non ha fatto il vaccino, e quindi metta in campo, come è stato messo in campo, una task force per fare i vaccini e quella per fare i tamponi, perché non si può affidare solo alle farmacie. C'era tempo un mese per preparare, appunto, per prepararci per il 15, in modo tale da non incorrere a questi problemi, perché ripeto prima, ci saranno dei grossi problemi se si blocca la produzione, se si rallenta la produzione. Cambiamo argomento, premio Comunicazione 2021 al direttore di Media Nord-Est, Luigi Bacialli, il prestigioso riconoscimento durante la cerimonia del Gran Premio Internazionale di Venezia, nel corso della quale è stato ricordato l'impegno di Media Nord-Est durante la pandemia e le battaglie per l'autonomia del Veneto. Ancora un premio per il nostro gruppo editoriale Media Nord-Est. Il direttore Luigi Bacialli è stato insignito a Venezia, Palazzo Grandi Stazioni, sede della Regione Veneto, del premio Comunicazione 2021. Lo considero un riconoscimento a tutto il nostro network Media Nord-Est. Sono 4 reti private, come lei ricordava, 3 in Veneto e 1 in Friuli Venezia Giulia, e quindi facciamo un'informazione capillare. Siamo andati avanti, questo ci tengo a dirlo, senza nessuna tregua dall'inizio della pandemia ad oggi, quindi abbiamo fatto con i miei colleghi giornalisti, tutti i tecnici e tutti coloro che lavorano nel gruppo un lavoro, credo, straordinario, di cui siamo orgogliosi. Bacialli ha ricordato anche l'impegno del network per promuovere la voglia di autonomia del Veneto. Ho davanti a me proprio questa, la bandiera millenaria della Repubblica Serenissima, con la scritta subito autonomia, anzi autonomia subito. Purtroppo sono 4 anni che dopo un referendum a cui hanno partecipato 2.327.000 veneti che hanno votato sia l'autonomia, siamo ancora in attesa dell'autonomia, ma la bandiera resta fino a quando l'autonomia non sarà concessa a questa regione che se la merita. Tra i premiati di questa edizione, ospite d'onore il cardinale Gerhard Müller, arcivescovo e teologo tedesco, prefetto emerito della Congregazione per la Dottrina della Fede in Vaticano, che ha ricevuto il Leone d'Oro per la Pace, mentre il veneziano Nicola Falconi ha avuto la prestigiosa targa con il Leone di San Marco. La cronaca, tragedia in montagna, un escursionista vicentina di 54 anni di Cassola ha perso la vita oggi precipitando per 400 metri dal sasso della Toanella, 2430 metri di quota. Siamo in comune di Ospitale di Cadore, la donna stava scendendo lungo la via normale con il compagno ed un'altra coppia quando poco sotto la cima ha perso l'equilibrio cadendo nel vuoto e precipitando per 400 metri. Subito sono stati allertati i soccorsi, l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore si è portato sul posto, il personale ha potuto però soltanto constatare il decesso della donna, il corpo è stato riportato a valle e la salma affidata ai carabinieri e al carro funebre. Ed incidente mortale oggi nel primo pomeriggio a Caorle. Terribile schianto frontale fra due automezzi questo pomeriggio a Duna Verde di fronte al camping San Francesco. Nell'incidente è morto un automobilista di 43 anni della provincia di Venezia. L'uomo stava percorrendo viale Selva Rosada a Caorle al volante della sua automobile. Lo scontro con un furgone che proveniva nella direzione opposta si è rivelato fatale. Erano quasi le 15:30. I pompieri arrivati da San Donà e da Caorle con i volontari hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto l'automobilista. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso.
feriti in maniera lieve i tre stranieri a bordo del furgone, prontamente assistiti dai sanitari del SUEM. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Nelle prossime ore dovranno stabilire le cause che hanno portato allo scontro fra i due mezzi. Ed è in gravi condizioni un agente della polizia locale di Padova. Era in moto e si è scontrato contro un'auto nel corso di un servizio di scorta ad una gara ciclistica. È ricoverato in prognosi riservata in condizioni critiche il giovane agente della polizia locale di Padova, è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale in via Romana Ponense in città. Erano circa le 10 quando l'agente, un motociclista in quel momento di scorta ad una gara ciclistica, si è scontrato con un'auto cadendo a terra in modo rovinoso e violento. L'allarme è stato immediato. Soccorso, l'agente è stato affidato alle cure dei sanitari del SUEM 118. Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco, che stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente. Restiamo a Padova, è partita subito per la Romania la mamma del bimbo rapito a Padova nel quartiere di San Lazzaro dal padre. Sulla vicenda sono state aperte due inchieste, una in Italia e l'altra in Romania. L'incontro tra Alexandra e David, la mamma, e il suo bambino avverrà in Romania. Da martedì mattina la donna, che vive a Padova nel quartiere di San Lazzaro, non aveva notizie del figlio, 5 anni appena, rapito dal padre Bogdan Ristace, entrato in azione con un commando di 3 persone. All'8:30 l'uomo, sceso da un furgone nero con 2 complici, aveva caricato il piccolo che la donna stava portando all'asilo e fatto perdere le sue tracce fino a giovedì sera, quando su un treno diretto a Timișoara a Curtici l'uomo era stato bloccato durante un controllo dalla polizia romena. Il bambino è stato affidato a una struttura protetta dove la madre potrà riabbracciarlo. Nel frattempo 2 indagini stanno correndo in parallelo. In Italia i carabinieri di Padova stanno cercando di verificare le informazioni che arrivano dalla Romania relative all'affidamento e intanto il padre è indagato per sottrazione di minore e sequestro. In Romania, dove Bogdan Ristace è libero, dovrà rispondere a un'indagine della procura di Arad del reato di privazione della libertà. 58esimo anniversario della tragedia del Vajont per Longarone, come per gli altri comuni di Erto e Casso, è il giorno del ricordo, la memoria di una tragedia che il tempo non può cancellare. 58 anni dalla tragedia del Vajont, ricordati nella chiesa monumentale, ma oggi si celebra anche la giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali. Questa ricorrenza, accostata al 9 ottobre, porta con sé un importante significato simbolico, un prezioso momento sia di salvaguardia della memoria delle vittime e della storia della comunità, quanto di riflessione sul dovuto rispetto verso le risorse ambientali e naturali del nostro paese. Questa chiesa è frutto del genio umano, è un capolavoro del genio umano, dell'architettura, ma la persona umana è frutto del genio divino, è il capolavoro di Dio. E questa chiesa, le nostre chiese, devono ricordarci questo. Le popolazioni colpite così duramente dal disastro di Vajont, con le sue 1910 vittime, tra cui 485 bambini, hanno saputo rialzare la testa e ricostruire, forti di uno spirito unitario condiviso, una forza e un coraggio non solo da non dimenticare, ma da portare come monito e come esempio di vita, con la speranza che mai più ce ne sia bisogno. E con voi rimane sempre.
E seconda tappa della giornata commemorativa è stata la cerimonia davanti alla chiesetta della frazione di Pirago, unico edificio miracolosamente sopravvissuto alla violenza dell'acqua che rase al suolo la parte bassa del paese. Davanti alla chiesa, testimone dell'immane tragedia, si sono ritrovati gli alpini, i soccorritori, i sopravvissuti naturalmente e i volontari che immediatamente accorsero sul luogo della tragedia. E poi nel pomeriggio al cimitero di Fortogna l'altro grande momento di riflessione. Per Longarone questa giornata, questa celebrazione cosa significa? Ma significa riflessione, significa memoria, significa un pensiero alle vittime, ai superstiti, ai sopravvissuti, ma significa anche guardare avanti, perché questa è una lezione che deve insegnare e deve insegnare soprattutto ai giovani. La memoria del Vajont oggi più che mai deve farci trovare la forza per rimanere su questo territorio, avere il rispetto della montagna e delle sue genti. A dirlo, nel giorno del 58esimo anniversario della catastrofe del Vajont, è Laurent Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti. Siamo ripartiti allora, ha aggiunto, dopo una tragedia inenarrabile. Stiamo ripartendo anche oggi con una pandemia ancora in corso e che ha lasciato tante, troppe cicatrici. Non dimenticare la nostra storia è il modo migliore per affrontare il presente e le sue incertezze, formulando politiche efficaci e sostenibili a misura d'uomo, di famiglia e di impresa. Una memoria celebrata anche nel cimitero monumentale di Fortogna con la deposizione delle corone di alloro. Tra le lapidi delle vittime ancora una volta si sono ritrovati chi quel giorno c'era o si è precipitato a soccorrere le vittime. Una memoria ricordata anche nei messaggi del Presidente della Regione, Luca Zaia, e del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi. Il pensiero va a quei bambini che non hanno avuto il tempo per diventare uomini e donne, agli adulti e agli anziani che la tragedia si è portata via. Chi viene in questi luoghi se li sente accanto e sarà così per sempre. Ed Antenna 3 dedica una serata speciale proprio alla memoria del Vajont. Alle 20.30 entreremo di nuovo in diretta per farvi vivere una serata evento dalla chiesa di San Cipriano di Roncade, in diretta con collegamenti da Longarone. Per la prima volta in 58 anni le celebrazioni ufficiali si svolgeranno anche in un comune non direttamente interessato dal disastro. Immagini, musica, racconti, emozioni per un'iniziativa che vede insieme i comuni di Roncade, San Biagio di Callalta e Longarone, con il supporto della Proloco di Roncade, della Fondazione Vajont e appunto di Antenna 3. In studio, ospiti e racconti, domani sera alle 21.15 sarà invece trasmesso l'Eco del Fango, il reportage realizzato dal nostro vice direttore Ferdinando Avarino con Fabio Verin. E noi ora ci fermiamo per qualche istante, pubblicità, linea alla regia, a tra poco. E rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. A Vittorio Veneto stamattina la presentazione del libro sulla vita di Francesca Meneghin, staffetta partigiana, sindacalista, cofondatrice della CISL di Treviso, 94 anni e la stessa energia nella difesa dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. La pandemia ha peggiorato la condizione delle donne lavoratrici, parola di Francesca Meneghin, bambina operaia, staffetta partigiana, sindacalista, fondatrice della CISL di Treviso. A lei è dedicato il libro La ragazza della bandiera, curato dal professor Mauro Pitteri e presentato al seminario di Vittorio Veneto. 94 anni, compiuti il 1° agosto, oggi come allora la stessa energia nel difendere la parità salariale e i diritti delle donne e delle madri. Direi che alcune battaglie finito il virus, ritorneranno ad essere quelle di ieri. Io sarei per il part-time, ma alla moda francese, cioè ho metà ore di stipendio. Io Stato aggiungo una quota di assegni familiari e allora la famiglia può, la donna può pensare sia alla famiglia che alla fabbrica. Bisogna pensare che un figlio
non si mantiene con 50 euro. Ecco, non, ma neanche se va sino alle terze medie. Lotte sindacali che l'hanno avvicinata a un'altra donna di grande personalità, la castellana Tina Anselmi. Per l'Anselmi devo dire che mi ha ascoltato. Tante cose, per esempio, io non le sapevo delle sue tragedie familiari e mi ha veramente commosso. E adesso capisco perché sia una donna così forte, così ben voluta da tutti, anche a distanza di tanti, tanti anni. È importante ricordare, per non dimenticarsi, bisogna ricordare e andare avanti. Chi credeva fortemente alla conservazione della memoria era Maurizio Cecchetto, sindacalista CISL, scomparso lo scorso anno. Non a caso il libro è dedicato a lui. Per l'attuale segretario, la storia di Francesca deve essere di ispirazione per chi oggi difende i lavoratori. Nel leggere il suo libro si scopre quanto sia d'attualità, siano d'attualità le vicende che lei ha vissuto, le battaglie che ha condotto e i diritti che ha ottenuto. Sono ancora oggi d'attualità perché i diritti non sono per sempre, bisogna lottare, combattere continuamente, costantemente per difenderli. A Padova ora insediamento ufficiale di padre Antonio Ramina, nuovo rettore della Basilica del Santo. Nella solenne messa di domani, domenica 10 ottobre alle 11, la celebrazione sarà trasmessa in diretta su Rete Veneta, emittente del nostro gruppo Media Nord-Est. Credo che il luogo a cui sono più affezionato sia certamente il luogo dove è custodito il corpo di Antonio, non solo perché c'è lui, ma perché si sente anche il respiro vivo di tante persone che gli sono passate, che hanno toccato e che quindi hanno consegnato a lui tante intercessioni di preghiera. Erano queste alcune tra le prime parole affidate ai nostri microfoni da padre Antonio Ramina all'indomani della scelta di Papa Francesco, che fra i tre nomi proposti dal capitolo provinciale dei frati minori conventuali aveva scelto proprio lui come nuovo rettore della Basilica di Sant'Antonio di Padova. Domenica 10 ottobre il suo cammino inizia in modo solenne con la professione di fede e giuramento di fedeltà secondo il rito liturgico previsto durante la messa delle 11 presieduta dal delegato pontificio Sua Eccellenza Monsignor Fabio Dal Cin, che sarà trasmessa in diretta su Rete Veneta, emittente del network Media Nord-Est. 51 anni, nato a Vicenza, padre Antonio Ramina succede nell'incarico di rettore e custode della memoria e della devozione di Antonio a padre Oliviero Svanera. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo, il meteo. Arrivederci, buon proseguimento con Antenna 3. Moreno tardivo Tristyle, potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in aumento. Domenica 10 ottobre sarà dunque una giornata all'insegna del bel tempo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto situazione decisamente tranquilla, con un ampio soleggiamento un po' su tutte le province della nostra regione e senza precipitazioni. Il cielo si presenterà sereno e sgombro da nubi o al massimo con qualche locale velatura. Temperature minime in calo, comprese tra i 2 e i 7 gradi, massime stazionarie tra 14 e 17 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, poche novità anche qui, tanto sole ovunque e non sono previste piogge degne di nota. Temperature minime tra 4 e 10 gradi, massime sui 15-17 gradi. Infine, uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato dappertutto e lo vediamo, il cielo sarà limpido un po' su tutti i settori. Temperature minime intorno ai 5-6 gradi, massime sui 18-19 all'incirca. È tutto, vi auguro un buon proseguimento come sempre in compagnia di Antenna 3. Moreno tardivo Tristyle, potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito.